Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono sulle frequenze di Radio Pace, i canali di Telepace Digitale Terrestre, piattaforma satellitare canale Sky 515, ma tutti gli amici collegati grazie alle televisioni del circuito Corallo. Come sempre chiediamo venia per l'interruzione del programma che precedeva, ma le immagini sono arrivate e arrivano, lo ricordiamo, in diretta da Piazza Vittorio Veneto in Torino per questo ultimo incontro di questa giornata intensa di Papa Francesco a Torino. L'incontro con i giovani che accolgono il successore di Pietro con le note del canto dell'inno della giornata mondiale della gioventù, del grande giubileo dell'anno 2000, l'Emmanuel. Andiamo a sentire e a seguire insieme. Con qualche minuto di anticipo il Papa arriva per questo incontro, dicevamo, che va a chiudere una giornata intensa vissuta qui a Torino, una giornata che abbiamo seguito in diretta, tolto l'incontro nella casa del Cottolengo, dove il Papa ha salutato gli ammalati, le persone fisicamente ammalate, disabili, in difficoltà, un incontro che non è stato ripreso dalle telecamere, ma credo sia giusto, ci siano anche dei momenti di intimità vissuti tra il successore di Pietro e chi porta sulla propria pelle i segni della malattia, della sofferenza. È bello invece poter vedere incontri come quello che ci apprestiamo a seguire, come del resto l'incontro che abbiamo seguito insieme alle 15 con la famiglia salesiana, con i ragazzi degli oratori, che al termine dell'incontro con i salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice hanno voluto salutare Papa Francesco. Intravediamo già qualche bandiera della GMG di Cracovia 2016, fine luglio del prossimo anno. Il Papa un tantino stanco ed è immaginabile che sia così dopo, dicevamo, questa giornata intensa. Arriva al luogo dal quale vivrà questo incontro
con il peso di una giornata sulle spalle, ma con tanto entusiasmo qui con i giovani di Torino, del Piemonte, ma sicuramente provenienti anche da tante altre parti d'Italia, ma non solo, anche da fuori Italia. Pare Saint, buondì Cerea. Sinan Zakial, hai su tanti giù, tante masna e tante famiglie. Suma tutti contanti perché non spare Alessi. Alessi Perdina, che alle belle si cristian. Alle belle si cesa. Alle belle perché con chi al pare santa, i veri arcordè, nau brau pare. E il pare di giù, d'un bosco. D'un bosco che da brau piemontais alla via le scarpe grosse e il cervello fin. Pare Sant, grazie a Chial, tutto il Piemonte le conosce. E due streva Chial, insomma con noi. Camporta in tel cuore, oltre che in tel dialetto. Grazie. Santo Padre, benvenuto all'Happening degli Oratori e dei Giovani. Mi chiamo Marco e mi sono permesso di salutarla in piemontese perché con tutta la gioia e l'entusiasmo che portiamo nel cuore, noi giovani desideriamo dirle benvenuto a Torino. Benvenuto in Piemonte. Benvenuto a casa. E devo finire il discorso dopo. Scusi. Santo Padre, il mio nome è Giulia e le porto il saluto di tutti i giovani, i ragazzi, i bambini provenienti dalle 17 diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta. Ma anche dei tanti oratori, associazioni, movimenti, congregazioni e gruppi di tutta l'Italia, di tutta l'Europa e di tutto il mondo. L'accolgono in particolare i giovani dell'Arcidiocesi di Torino che negli ultimi 3 anni hanno vissuto la grande esperienza del Sinodo dei Giovani. Ci siamo resi disponibili allo Spirito Santo per una profonda opera di discernimento sull'annuncio del Vangelo con e tra i giovani. Vorremmo quindi oggi consegnare i frutti del nostro lavoro, ponendoci in ascolto della sua parola per trarne nuovi orientamenti di pastorale giovanile. In questi giorni abbiamo condiviso con molti amici il tema che unisce l'ostensione della Sindone e l'anniversario, il bicentenario della nascita di Don Bosco, l'amore più grande. E proprio a partire dalle parole di Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici, e ispirati dalle 3 parole chiave di questo versetto del Vangelo di San Giovanni, amore, vita e amici, vorremmo presentarle le nostre domande per essere confermati nella fede dal successore dell'Apostolo Pietro. Santo Padre, di fronte all'icona dell'amore più grande, un'icona scritta per questo incontro, un'icona che ha compiuto un lungo pellegrinaggio in tutti i nostri oratori, in tutte le realtà giovanili della nostra diocesi, noi desideriamo affidarla a Maria Vergine, Madre della Misericordia.
invochiamo la sua presenza di madre qui in mezzo a noi, come tra i giovani alle nozze di Cana e presso la croce. Attendiamo ora la croce della giornata mondiale della gioventù portata dai giovani. Uniamoci con il canto L'amore più grande. Santo Padre, la ringraziamo ancora per le parole di questa mattina in cui ci ha ricordato il coraggio e della forza dell'amore. Grazie Padre Santo, ancora ci a Chiale e a tutta la sua famiglia. E giù ai velo ben. Dentro questo vento tiepido e leggero che porta i miei respiri più lontano via da me, c'è la tua voce che mi dice piano se verrai con me. C'è il mio cuore aperto che il tuo cuore aspetta e che porta le tue mani dalla terra al cielo. E in paradiso c'è il mio amore qui per te e passione sconfinata. Oh, 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 oh.
Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Santo Padre, mi chiamo Chiara, ho 19 anni, vivo a Moncalieri e in questi giorni sono impegnata come tanti miei amici per il diploma nell'esame di maturità. Ho anche frequentato un tirocinio per fare l'assistente agli insegnanti di sostegno. Vorrei testimoniare anch'io l'amore più grande, perché in tutti noi, in qualche modo, cerchiamo l'amore, desideriamo essere amati e desideriamo amare. Spesso però ci sentiamo delusi proprio nell'amore. In che cosa consiste la grandezza dell'amore di Gesù? Come possiamo sperimentare il suo amore? Santo Padre, sono Sara e ho 27 anni. Vivo ad Alessandria. La mia vita è profonda e ricca di emozioni. Sono appassionata di teatro. Nonostante i miei sforzi, ancora oggi non riesco a trovare un lavoro. Ma nel periodo difficile, di sconforto, molte persone mi sono state accanto e mi hanno aiutata a sentirmi fortunata. Io vorrei parlare anche per le persone meno fortunate, per tutti quei ragazzi che per svariati motivi non riescono a portare a termine gli studi e non riescono a trovare un lavoro. Io penso anche alle parole di Dio che ci insegna di donare e dare la vita. E spesso noi respiriamo un senso di scoraggiamento, di sfiducia proprio nei confronti della vita. Come possiamo fare per risollevarci, per ritrovare la fede, la forza per lottare?
Santo Padre, mi chiamo Luigi, ho 26 anni e vivo a Villafranca Piemonte. Sono un universitario e studio ingegneria civile al Politecnico. Con un gruppo di carissimi amici ho preso a cuore un progetto di condivisione tra 7 oratori della nostra unità pastorale. Cerchiamo di portare l'oratorio in uscita, là dove i ragazzi e i giovani si incontrano, anche al di fuori dell'ambiente parrocchiale, e dove sperimentiamo, a volte, la difficoltà di annunciare la gioia del Vangelo. Santo Padre, ci può aiutare a trovare la via per manifestare la nostra grande amicizia con Gesù e il suo amore più grande verso tutti? Grazie a Chiara, Sara e Luigi. Grazie perché le domande sono sul tema delle tre parole del Vangelo di Giovanni che abbiamo sentito. Amore, vita, amici. Altre parole che nel testo di Giovanni si intrecrociano e una spiega l'altra, l'altra spiega l'altra. Non si può parlare della vita nel Vangelo senza parlare d'amore, se parliamo della vera vita, no? E non si può parlare dell'amore senza questa trasformazione da servi a amici. E queste tre parole sono tanto importanti per la vita. Ma tutti e tre hanno una radice comune, la voglia di vivere. E qui mi permetto ricordare le parole del beato Pier Giorgio Frassati, un giovane come voi: vivere, non vivacchiare. Vivere. Ma voi sapete che è brutto vedere un giovane fermo che vive, ma vive come, permettemi la parola, come un vegetale. Fa le cose, ma la vita è una vita, ma si vive come si vive. Non è una vita che si muove, è ferma. Ma sai, sapete che a me danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pensione a 20 anni. Sì. Sono invecchiati presto. E poi, per questo, quando Chiara faceva quella domanda sull'amore,
quello che fa che un giovane non vada in pensione è la voglia di amare, la voglia di dare quello che è più bello all'uomo, è più bello Dio, perché la definizione di Dio che dà Giovanni è Dio è amore. E quando il giovane ama, vive, cresce, non va in pensione. Cresce, cresce, cresce e dà. Ma che è l'amore? E la telenovela, padre? Il culebrone, quello che noi vediamo? Ma alcuni pensano che sì, che sia questo l'amore, no? Parlare dell'amore, ma è tanto bello, si possono dire cose belle, belle, belle. Ma l'amore ha due assi sul quale si muove. E se questa persona, quel giovane, non ha queste due assi, diciamo, due dimensioni dell'amore, non è amore. Prima di tutto, che l'amore è più nell'opere che nelle parole. L'amore è concreto. La famiglia Salesiana, due ore fa le parlavo della concretezza della loro vocazione e vedo che si sentono giovani perché sono qui avanti. Si sentono giovani. L'amore è concreto, l'amore è più nell'opere che nelle parole. Non è amore soltanto dire io ti amo, io amo tutta la gente, no. Cosa fai per amore? L'amore si dà. Ma pensate che Dio ha incominciato a parlare dell'amore quando Lui si è coinvolto con il suo popolo, quando ha scelto il suo popolo, ha fatto alleanza col suo popolo, ha salvato il suo popolo, ha perdonato tante volte, ma tanta pazienza a Dio, ma ha perdonato il suo popolo, ma ha fatto cose di amore, opere di amore. E la seconda dimensione, secondo asse sul quale gira l'amore, che l'amore sempre si comunica, cioè l'amore ascolta e risponde. L'amore si fa nel dialogo, nella comunione, si comunica. L'amore non è né sordo né muto, si comunica. Queste due dimensioni sono molto utili per capire cosa è l'amore, che non è un sentimento romantico del momento o una storia, no, è concreto, è nelle opere e si comunica, cioè è nel dialogo, sempre. Così, Chiara, risponderò a quella domanda. Spesso però ci sentiamo delusi proprio nell'amore. In che cosa consiste la grandezza dell'amore di Gesù? Come possiamo sperimentare il suo amore? E adesso
Ma io so che voi... voi siete buoni e mi permetterei di parlare con sincerità. Io non vorrei farmi il moralista, ma vorrei dire una parola che non piace, una parola impopolare. Anche il Papa alcune volte deve rischiare sulle cose per dire la verità. L'amore, l'amore è nelle opere e nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispettoso delle persone, non usa le persone, e cioè l'amore è casto. E a voi, giovani, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, ma è passarla bene, fare bene la vita, io vi dico: siate casti. Tutti noi abbiamo passato nella vita, siamo passati per momenti nel quale questa virtù è molto difficile, ma è proprio la prova di un amore genuino, di un amore che sa dar la vita, che non cerca usare l'altro per il proprio piacere. È un amore che fa la vita dell'altra persona sacra. No, io ti rispetto, io non voglio usarti. Io non voglio usarti. Non è facile. Tutti sappiamo le difficoltà per superare questa concezione facilista e edonista dell'amore. Ma perdonatemi se dico una cosa che voi non aspettavate, ma vi chiedo, fate lo sforzo di vivere l'amore castamente. E di questo togliamo una conseguenza. Se l'amore è rispettuoso, se l'amore è nelle opere, se l'amore è nel comunicare, l'amore si sacrifica per gli altri. Ma guardate l'amore dei genitori, di tante mamme, tanti papà, che al mattino arrivano al lavoro stanchi perché non hanno dormito bene per curare il suo figlio ammalato. E questo è amore, questo è rispetto, questo non è passarla bene, questo è andiamo su un'altra parola chiave, questo è servizio. L'amore è servizio, è servire agli altri. Quando Gesù
dopo la lavanda dei piedi, ha spiegato il gesto agli apostoli, ha insegnato che noi siamo per servirci l'un all'altro. E se io dico che amo e non servo all'altro, non aiuto all'altro, non l'ho fatto andare avanti, non mi sacrifico per l'altro, questo non è amore. Avete portato la croce, lì è il segno dell'amore. Quella storia di amore di Dio coinvolto con le opere, col dialogo, col rispetto, col perdono, con la pazienza, durante tanti secoli di storia col suo popolo, finisce lì. Suo figlio sulla croce, in servizio più grande che dare la vita, sacrificarsi, farsi aiutare gli altri. E non è facile parlare d'amore, non è facile vivere l'amore, ma con queste cose che ho risposto, Chiara, credo che ti ho aiutato in qualcosa nelle domande che tu mi facevi. Non so, spero che siano di utilità. Ma grazie a te, Sara, appassionata del teatro. Ah, grazie. Penso alla parola di Gesù, dare la vita, ne abbiamo parlato adesso. Spesso respiriamo un senso di sfiducia nella vita. Eh sì, perché ci sono situazioni che ci fanno pensare, ma vale la pena vivere così? È giusto vivere così? Cosa posso aspettare di questa vita? Pensiamo in questo mondo alle guerre. Alcune volte ho detto che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma a pezzi, no? A pezzi. In Europa c'è la guerra, in Africa c'è la guerra, in Medio Oriente c'è la guerra, in altri paesi c'è la guerra. Ma io posso avere fiducia in una vita così? Io posso fidarmi dei dirigenti mondiali? Io quando vado a dare il voto per un candidato, mi posso fidare che non porterà il mio paese alla guerra? Se tu ti fidi soltanto degli uomini, hai perso. Ma a me fa pensare una sola cosa. Gente, dirigenti, imprenditori che si dicono cristiani, e fabbricano armi. E quello dà un po' di sfiducia. Ma si dicono cristiani. No, no, padre, io non fabbrico, no, no, no. Ma soltanto ho i miei risparmi, i miei investimenti nelle fabbriche di armi. E perché? E perché gli interessi sono un po' più alti. E anche
la doppia faccia è moneta corrente oggi. Dire una cosa e fare un'altra. L'ipocrisia. Ma vediamo cosa è successo secolo scorso. Nel 14, 15, 15 propriamente, c'è stata quella grande tragedia dell'Armenia. Tanti milioni sono morti, non so la cifra, ma più di milioni. Ma dove erano le grandi potenze di allora? Guardavano da un'altra parte. Perché? Perché erano interessati nella guerra. La guerra loro e questi che muoiono. Sono persone, esseri umani di seconda classe. Poi, negli anni 30, 40, la tragedia della Shoah. Le grandi potenze avevano le fotografie delle vie ferroviarie che portavano i treni ai campi di concentramento, a Auschwitz, per uccidere gli ebrei, anche cristiani, anche rom, anche omosessuali, tutti, per ucciderli lì. Ma dimmi, perché non hanno bombardeggiato quello? L'interesse. Un po' dopo, ma no, quasi contemporaneamente c'erano le lager in Russia, Stalin, quanti cristiani hanno sofferto, sono stati uccisi. Le grandi potenze, ma si dividevano l'Europa come una torta. Sono dovuto passare tanti anni prima di arrivare a una certa libertà. C'è quell'ipocrisia di parlare di pace e fabbricare armi e persino vendere le armi a questo che è in guerra con questo e a questo che è in guerra con questo. Io capisco quello che tu dici della sfiducia nella vita. Anche oggi, che a me piace dire che stiamo vivendo una cultura dello scarto, perché quello che non è di utilità economica si scarta. Si scartano i bambini perché non si fanno o perché si uccidono prima di nascere. Si scartano gli anziani perché non servono e si lasciano lì morire, una sorta di eutanasia nascosta, no? E non si aiutano a sopravvivere. E adesso si scartano i giovani. Ma pensa a quel 40% di giovani qui senza lavoro. È proprio uno scarto. Ma perché? Perché nel sistema economico mondiale
non è l'uomo e la donna al centro come vuole Dio, ma il Dio denaro. E tutto si fa per denaro. In spagnolo c'è una bella, un bel detto che dice: por la plata baila el mono. Traduco: per i soldi balla la scimmietta. E così, con questa cultura dello scarto, si può fidare della vita, o quel senso di sfida si allarga, si allarga, si allarga? Un giovane che non può studiare, che non ha lavoro, che ha la vergogna di non sentirsi degno perché non può, non ha lavoro, non si guadagna la vita. Ma quante volte questi giovani finiscono nelle dipendenze? Quante volte si suicidano? Le statistiche dei suicidi dei giovani non si conoscono bene. O quante volte questi giovani vanno a lottare con i terroristi per almeno fare qualcosa per un ideale? Io capisco questa sfida. E per questo Gesù ci diceva di non avere le nostre sicurezze nelle ricchezze, nei poteri mondani. Come mi posso fidare della vita? Come posso fare, come posso vivere una vita che non distrugga, che non sia una vita di distruzione, una vita che non scarti le persone? Come posso vivere una vita che non mi diluda? E passo per darti la risposta alla domanda di Luigi. Lui parlava di un progetto di condivisione, cioè di collegamento, cioè di costruzione. Noi dobbiamo andare avanti con i nostri progetti di costruzioni. E questa vita non delude. Se tu ti coinvolgi lì in un progetto di costruzione, di aiuto, pensiamo ai bambini di strada, ai migranti, a tanti che hanno bisogno, ma non soltanto per darle da mangiare un giorno, due giorni, ma per promuoverli con l'educazione, con l'unità nella gioia degli oratori e tante cose, ma cose che costruiscono quel senso di sfiducia della vita, si allontana, se ne va. No? Cosa devo fare per questo? Non andare in pensione troppo presto. Fare. E dirò una parola: fare controcorrente. Fare controcorrente. Per voi giovani che vivete questa situazione economica, anche culturale, edonista, consumista, con i valori dei palloni di sapone, non so come si dice in italiano, ma voi mi capite. Le bolle di sapone, no? E con questi valori non vanno avanti. Ma
fare cose costruttive, benché siano piccole, ma che ci riuniscano, si uniscano fra noi, fra i nostri ideali, questo è il migliore antidoto contro questa sfiducia della vita, contro questa cultura che ti offre soltanto il piacere, passarla bene, avere i soldi e non pensare altre cose. Grazie per le domande. A te Luigi, in parte ho detto, no? E fare il controcorrente, cioè essere coraggiosi e creativi, essere creativi. L'estate scorso ho ricevuto un pomeriggio, agosto, era tutto, Roma era morta, mi avevano parlato al telefono un gruppo di ragazzi e ragazze che facevano un camping per varie città dell'Italia, e sono venuti da me, ho detto di venire, ma poveretti, tutti sporchi, avevano stanchi, ma gioiosi, perché avevano fatto qualcosa controcorrente. Tante volte le pubblicità vogliono convincerci noi che questo è bello, che questo è buono, ma ci fanno credere che sono diamanti, ma guardi, ci vendono vetro, neppure altre cose, e noi dobbiamo andare contro questo, non essere ingenui. Non comprare sporchizie che ci dicono che sono diamanti. E per finire vorrei ripetere la parola di Pier Giorgio Frassati: se volete farcemi, se volete fare qualcosa di buono nella vita, vivete, non vivacchiate. Vivete. Ma voi siete intelligenti e sicuramente mi direte: ma padre, lei parla così perché è in Vaticano, ha tanti monsignori lì che le fanno il lavoro e lei è tranquillo e non sa cosa è la vita di ogni giorno. Ma sì, qualcuno può pensare così. E capire bene dove si vive. Questa terra, e questo ho detto anche alla famiglia Salesiana, nel fine dell'Ottocento c'erano le condizioni più cattive per andare avanti la gioventù. C'era la massoneria piena, anche la Chiesa non poteva fare nulla, c'erano i mangiapreti, c'erano anche i demoniaci. E uno dei momenti più brutti e dei posti più brutti dell'storia dell'Italia, e poi
se voi volete fare un bel compito a casa, andate a cercare quanti santi e quante sante sono nati in quel tempo. Perché? Perché se ne sono accorsi che si doveva andare controcorrente di quella cultura, di quel modo di vivere. La realtà, vivere la realtà. E se questa realtà è vetro e non diamante, io cerco la realtà controcorrente e faccio la mia realtà, ma una cosa che sia servizio per gli altri. Pensate ai vostri santi di questa terra, cosa hanno fatto. E grazie, grazie, grazie tante. Sempre. Amore, vita, amici, ma soltanto si possono vivere queste parole in uscita, uscendo sempre per portare qualcosa. Se tu rimani fermo, non fai niente, non farai niente nella vita e rovinerai la tua. La copia non c'è, no? Mi dia la copia. Io adesso ho dimenticato di dirvi che consegnerò, io conoscevo le vostre domande. E ho scritto qualcosa sulle vostre domande, ma che non è quello che ho detto, quello mi è venuto dal cuore. E consegno all'incaricato il discorso e tu lo fai pubblico. E qui voi siete tanti universitari, ma guardatevi di credere che l'università è soltanto studiare di qua, Anche essere universitario significa uscire nel servizio e con i poveri soprattutto, Grazie. Santo Padre dell'icona dei giovani, pellegrina negli oratori e nelle realtà giovanili della diocesi. Recitiamo la preghiera L'amore più grande alla pagina 14 del libretto.
Signore Gesù, volto della misericordia del Padre, il tuo amore più grande ci spinge ad uscire da noi stessi per farci prossimi a tutti, soprattutto ai giovani più soli. Insegnaci a stare con coloro in ogni situazione, attenti e responsabili, misericordiosi come il Padre. Apri i nostri occhi così da riconoscere la tua presenza in mezzo a noi. Rendeci disponibili alla tua parola per generare alla fede il nostro scoraggiamento. Donaci di poter abitare la nostra quotidianità da testimoni affidabili e concedici di essere Chiesa per accompagnare tutti, specialmente i giovani più sofferenti, all'incontro con Te. Maria, la Madre della Misericordia, la Madre dei giovani, non lasci mai mancare dai nostri cuori la gioia del Vangelo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Dios en el mundo.
Immagini in diretta da Piazza Vittorio Veneto in Torino, un pomeriggio intenso, quello che abbiamo seguito in questa domenica 21 giugno 2015, il Papa a Torino, un pomeriggio intenso sottolineato anche dalle note del brano Jesus Christ, You Are My Life che abbiamo appena sentito, il Papa che parla una volta di più dopo che con i salesiani e anche con i giovani abbraccio, ma continuiamo ad ascoltare quanto arriva da Torino. Eccomi Signore, sono qui per dire che sto con te. Sono fermo adesso, sono fermo un passo dal limite. La tua storia che arriva dall'eternità bussa a casa mia e mi accorgo che non c'è altra strada che non sia la tua. Qui a pregare ancora un po', tu mi sai guidare, tu mi sai guarire, ascoltami. Grande l'entusiasmo che continua, pensiero che veniva guardando queste immagini, Papa Francesco, un uomo che si lascia abbracciare, avvicinare dai nostri fratelli e sorelle meno fortunati, ma anche da mamme, papà, nonni, giovani che hanno la possibilità oggi di vedere, di incontrare il successore di Pietro. Dentro questo vento tiepido e leggero che porta i miei respiri più lontano via da te, c'è la tua voce che mi dice piano se
se verrai con me. C'è il mio cuore aperto che il tuo cuore aspetta e che porta le tue mani dalla terra al cielo. L'amore più grande, l'inno dell'ostensione della Sindone 2015, un brano molto bello, ma noi dobbiamo chiudere questa diretta che ci ha riscaldato i cuori in questa domenica pomeriggio, in questo primo giorno d'estate, non dimentichiamolo, oggi 21 giugno. L'amore più grande che sa farsi concreto nelle opere, si comunica nel dialogo, è rispettoso, casto, si sacrifica per gli altri e diventa servizio. Così Papa Francesco ai giovani di Torino, del Piemonte, dell'Italia, del mondo. Noi ci risentiamo domani mattina a partire qualche minuto prima delle 9 in diretta dal Tempio Valdese per l'incontro del Papa con questa comunità. Buona domenica sera, a domani.